Qui in El Salvador, già nel 1970 iniziò la repressione. Nel 1977 divenne più forte. Nel 1978 fummo costretti a sfollare perché tutti venivano massacrati. Muchas de esas personas estaban organizadas como comunidades cristianas de base. Molte di queste persone erano organizzate in comunità cristiane di base, altre in sindacati, in federazioni, associazioni, ma non erano gruppi armati. Semplicemente vivevano in zone di conflitto, ma era popolazione civile. Molte persone cercarono di evitare la guerra con i negoziati e lottarono per questo. Ma qui parlare di negoziati significava essere comunisti. C'era gente, c'era un settore che voleva la guerra. Non voleva cedere a niente. Qui non si rispettava nessuno, non si rispettavano i bambini, non si rispettavano gli anziani. Tutti, tutti venivano uccisi. Da gesuita incaricato della formazione in seminario è stato il padre spirituale davvero per generazione di preti salvadoregni, nel senso in particolare del Concilio Vaticano II, proprio nel 1970, che poi è stato un punto di svolta anche per il suo ministero, perché lo ha portato a scontrarsi con i settori più conservatori non solo della vita sociale e politica ma anche ecclesiale. Si è trovato contro tutti i vescovi salvadoregni, al punto che facendo pressione otterranno la sua rimozione dal seminario. Rimosso, ha chiesto e ottenuto dall'arcivescovo, che in realtà lo stimava moltissimo, di poter andare come parroco ad Aguilares, che era la parrocchia più grande, molto povera e molto problematica. Ricordo che quando arrivò qui venne a casa mia e disse: mi hanno detto che sei una collaboratrice della parrocchia e vorrei che mi aiutassi. A quell'epoca c'era padre Rutilio e quello che adesso è sacerdote, Octavio Cruz. Allora era un seminarista, ma accompagnava qui il padre. Poi arrivarono altri gesuiti. Tutti loro formavano un'equipe ed iniziammo a lavorare con loro. Il mio lavoro era assisterli, perché quando arrivarono qui, in questa parrocchia, non c'era nemmeno una sedia per sedersi. Iniziammo trovando loro una cuoca, poi ci organizzammo per fornirgli viveri, perché come ci diceva Padre Grande, loro non potevano avere beni materiali, ma vivevano grazie alla collaborazione dei parrocchiani. Fu una grande sorpresa per me entrare in camera di padre Rutilio e vedere il letto in cui dormiva. Sarà stato un letto di 1,5 metri, mentre lui sarà stato 1,80 metri, molto grande, un uomo elegante. Poi, dove lui riponeva i suoi libri, non era un mobile di legno, ma solo dei mattoni che aveva messo lì. Poi, pulendo, ho visto che aveva dei titoli, diplomi che aveva preso in altri paesi. Allora gli dissi: padre, perché non li mette nel suo ufficio? No, mi disse, questi li ho qui. E li mostro a lei. Aveva un'umiltà incredibile. Lì essenzialmente si muoverà su due bisettrici: la formazione degli agenti della parola e la formazione dei contadini, che si erano legati anche in una federazione di contadini cristiani. Si conta che quando sarà ucciso ormai avrà formato già 2.000 persone, un'azione che
dal punto di vista dell'oligarchia, che guardava con sospetto qualsiasi forma di organizzazione, per quanto potesse dirsi cristiana, in un paese come El Salvador, che porta il nome di Gesù Cristo e si vanta di essere cristiano, a quell'epoca quasi più del 90% era addirittura cattolico. Ecco, una organizzazione del genere evidentemente non poteva passare inosservata e non creare timori e sospetti. Dopo un po' la gente incominciava a insinuare che fosse un politico. In un'occasione mi mandò a chiamare dal sacrestano, che mi fece avvertire di non entrare dal convento ma dalla parrocchia. Io mi preoccupai. Lui arrivò immediatamente e io gli chiesi cosa succedeva. «Guarda», mi disse, «vedrai che mi uccideranno». «Cosa, padre?» risposi. «Sì, mi uccideranno. Un giorno di questi succederà qualcosa». «Ma padre, non può essere». Corsi a casa e lo raccontai a mio marito. Mario disse: «Lo portiamo via da qui». Quindi andarono a chiedergli di poterlo portare via. Era un medico, un suo amico, ma lui non volle. «No», disse. «Questa è la mia gente. Questo è il mio posto. Se mi succede qualcosa, voi mi sotterrerete». Con una tranquillità, con una... qualcosa come se comunicasse una notizia qualsiasi. Così la prese. Le dan a uno una notizia, ¿verdad? E así la tomó él. A una homilía que él dio en Apopa, que fue para la fiesta patronal. Durante un'omelia in Apopa, era la festa patronale, dicono che sia stato lì che le persone che lo tenevano sotto tiro decisero. Decidieron no, hoy sí, porque dicen que él habló attaccando pues a las autoridades, ¿verdad? Dicono che parlò attaccando le autorità per come trattavano la gente, perché ammazzavano i contadini. Questo dicono sia il motivo per cui decisero. Perché decidieron. Y aquí pues ya lo tenían señalado, ¿va? Por haber fundado esa organización de Lo avevano già segnalato per aver fondato queste organizzazioni, le FECAS, che ogni anno celebravano il giorno del mais. Si facevano dei gran tavoloni e tutti mangiavano gratis. Y todo el mundo comía gratis. E se le dava premio alla miglior mazorca. Poi si dava il premio alla miglior pannocchia. Il contadino che l'aveva coltivata vinceva un sacco di fertilizzante, tutte cose che lui procurava per loro. E conseguía para ellos. Y en realidad, como dicen, nadie es profeta en su tierra. E come si dice, nessuno è profeta in patria. Molta gente gli diede del comunista, del guerrigliero. Questo fu il motivo che portò il padre alla morte. Che lo llevó a la muerte al padre. Fu un sabato. Sabato 12 marzo, quando qualcuno venne a casa mia a dire che padre Rutilio Grande aveva avuto un incidente. Mandammo il nostro autista a verificare e quando tornò ce lo disse. Padre Rutilio è stato assassinato. Padre Rutilio lo hanno assassinato. Todo el pueblo estaba fuera esperando pues el cuerpo del padre Rutilio. Tutto il paese era fuori ad aspettare il corpo di padre Rutilio. Poi lo portarono qui al convento. La cosa più dolorosa fu quando lo lavammo. Mentre lo stavamo sistemando lo alzammo e fu un gorgogliare di sangue che gli usciva dalla schiena perché venne mitragliato. Quindi lo lavammo e rilavammo perché il sangue non si conteneva. Io guardai un pañuelo e lo guardo con la sangue. Io conservai e conservo ancora un asciugamano con il sangue di padre Rutilio. Da quando è morto è il santo della mia devozione. Ha sido el santo de mi devoción. Chi è venuto in quei momenti fu Monsignor Oscar Arnulfo Romero. Oscar Arnulfo Romero. Esa noche,
Quella notte, quando andò lì, io ero con lui, per la messa, con il cadavere davanti, con i cadaveri di tre persone. Nos llamó enseguida a todos. Él estaba nervioso, comprensiblemente, estaba, se le ve agobiado, ¿verdad? Poi ci chiamò tutti, era comprensibilmente molto nervoso, era sopraffatto. Cosa facciamo adesso? E cosa faccio io, arcivescovo di San Salvador, che ha la responsabilità di dirigere ora questo gruppo ecclesiale? E io ricordo bene quella notte. La prima cosa che ci disse fu: primo, esigo dal governo un'indagine esaustiva e non assisterò più a nessun atto pubblico ufficiale sino a che il governo non abbia indagato e fatto luce su questi tre omicidi. Questo fu un cambio radicale in Monsignor Romero. Eso fue un cambio radical en Monseñor Romero. Una religiosa, una mujer, pidió la palabra, ¿verdad? Y dijo: mire, Monseñor. Una religiosa, una donna, chiese la parola e disse: Monsignore, io ho un suggerimento su ciò che possiamo fare per questi omicidi. Domenica prossima nella diocesi non ci sarà più di una messa. Monsignor Romero rimase un po' in silenzio. Poi con grande gentilezza e con grande umiltà disse: guardi, io ho studiato in teologia che la messa, il sacrificio della messa, dà gloria a Dio. Un altro sacerdote che era padre provinciale dei gesuiti, padre César Jerez, disse: io ho studiato in teologia che un gran teologo del secondo secolo, Ireneo di Lione, disse: la gloria di Dio, questo è quello che preoccupava Romero, no? La gloria di Dio è che l'uomo viva. Monsignor Romero disse: bene, questa domenica ci sarà solo una messa. Dijo: este domingo solo habrá una misa. Nos llevó a la annunciatura, el nuncio no estaba. Ci portò all'annunziatura. Il nunzio non c'era e ci ricevette il suo segretario, che parlò molto duramente a Monsignor Romero. Vi siete dimenticati dei fondamentali? Io chiesi: quali sono i fondamentali? Lui rispose: il diritto canonico. Monsignor Romero ascoltava tutto e stava zitto. Alla fine, dopo un'ora, Monsignore parlò con molta serenità al segretario, che parlava molto duramente, e gli disse: guardi, io non sono venuto a chiedere il permesso per celebrare una messa unica. Io sono venuto a comunicarle, per educazione, che ci sarà un'unica messa e che queste cose le devo decidere io come arcivescovo. Si alzò e se ne andò. Io dissi: questo è un altro Monsignor Romero. Otro Monsignor Romero, no? Quello che pensano molte persone è che la morte di padre Rutilio risvegliò in Monsignore la necessità di essere voce dei senza voce, perché nessuno poteva parlare, perché sennò veniva ammazzato. Lì iniziò il processo di evangelizzazione, così dico io, di Monsignore, vedendo che padre Rutilio non ha avuto paura di morire. Potremmo dire che la morte di padre Rutilio Grande ha impressionato tanto Monsignor Romero, perché in realtà prima lo aveva impressionato la sua vita. Era un uomo dallo spirito pacato, radicale nelle convinzioni, ma pacato poi nella pratica. Nel momento in cui il padre Grande viene ucciso, Romero si rende conto che nel Salvador ormai è sufficiente mettersi dalla parte dei poveri per essere accusati di essere comunista e venire uccisi. Formava comunità. Non disse mai alla gente di imbracciare un'arma. La sua arma era il Vangelo. Lui evangelizzava con parole. La gente, pues, perché miren, los ricos no. Ai ricchi non conveniva un evangelizzatore come padre Rutilio, perché diceva la verità. Perché le decía la verdad. Padre Rodolfo Cardenal, il 30 ottobre del 2015, incontrando Papa Francesco e dicendogli di far parte della commissione per la canonizzazione di Rutilio, Papa Francesco gli domandò: avete qualche miracolo, avete già il miracolo? E lui rispose: no. E Papa Francesco si mise a ridere
e gli disse: come no, il miracolo c'è, il miracolo di Rutilio è Monsignor Romero.